Amici di YouTube, ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti ad un nuovo video e benvenuta Charizard Ultra Premium Collection. Finalmente ho la mia Ultra Premium, andrò ad aprirla, non vedo l'ora. Questa è la collezione che tanto desideravo, che immagino anche voi abbiate preordinato. Vediamo un attimo la confezione all'esterno e poi andiamo ad aprirla. Qui sul lato vedete il contenuto, sono presenti all'interno una guida, le tre carte che non vedo l'ora di vedere dal vivo, dadi, segnalini d'anno, il gettone di Charizard, il playmat, tappetino e 16 bustine, non so di quali espansioni. Direi che l'apriamo e andiamo a vedere dal vivo finalmente il contenuto. Questo è il lato della collezione colori splendidi. Devo dire che è un pochino rovinata qua sulla scritta. Per fortuna questa è la collezione che vado ad aprire, perché ne ho acquistata anche una da tenere sealed. Questo è l'altro lato, molto bella come colori. Andiamo ad aprirla. Ve la mostro, poi sposterò l'inquadratura. Eccezionale, colori veramente bellissimi. Qui vediamo la parte superiore, sposto la camera e vado ad aprire la collezione. Ok, ci siamo, ho dovuto organizzarmi un attimo perché non ho molto spazio. Andiamo ad aprire, qui vediamo, tiriamo subito fuori, questo dovrebbe essere il tappetino. Questa è la confezione, andiamo ad aprire la confezione e vediamo il tappetino che dovrebbe raffigurare il Charizard V-Max, se non sbaglio. Ecco il nostro tappetino, ma devo dire che già ancora prima di aprirlo vi dico che è veramente fantastico. Poi magari pubblicherò un altro video dove si vede bene. Qui vedete comunque Charizard. Stupendo, veramente un tappetino stupendo. Per il momento lo appoggiamo, vediamo se riusciamo ad appoggiarlo qui da qualche parte. Ha un po' di pieghe, spero si sistemi. Andiamo ad aprire i cassettini. Ah, qui vediamo c'è la guida. Direi partiamo dalla guida. Non ho presente esattamente che cosa contiene questa guida, andiamo a vedere. Chiaramente Charizard, spada e scudo. Ah, probabilmente è un recap delle varie espansioni. Qui abbiamo anche la data di pubblicazione, l'abbreviazione, il simbolo, il numero di carte totali. È carina come idea. Fragore ribelle, fiamme oscure. Sono anche inseriti qui sul lato i mazzi di lotta. Poi abbiamo futuri campioni, per fortuna ho trovato tutti e due Charizard e la ho completa. Voltaggio sfolgorante, mi mancano ancora alcune carte purtroppo. Destino splendente, anche questa la ho completa. È stata veramente una lotta, diciamo così, completarla, perché ho dovuto acquistare un'infinità di baby shiny nonostante avessi comprato un'infinità di confezioni. Poi abbiamo stili di lotta che purtroppo non sono riuscita a collezionare, regno glaciale anche l'ho saltata, evoluzione etere che avevo solo in parte, solo parziale, colpo fusione anche questa l'ho dovuta saltare. Poi invece ho ripreso con astri lucenti che sto tentando di completare. Poi abbiamo lucentezza siderale, collezionerò solo le trainer gallery. E poi origine perduta, che come sapete sto tentando di completare, solo che è ancora di giratina o ghiratina, non si vede neanche la full arte. Qui abbiamo le trainer e qui abbiamo anche tempesta argentata, cioè data di pubblicazione deve ancora uscire, comunque l'hanno inserita. 195 carte più 20 carte segrete, così sappiamo già a cosa andiamo incontro. 30 carte della galleria degli allenatori, trainer gallery. E qua, ah, qui basta, non hanno inserito delle carte perché deve ancora uscire, anche se ormai le carte si sanno già, sono già state spoilerate. Qui abbiamo alcune carte
promo Black Star, penso che siano le, fra le prime, non le primissime, fra le prime della collezione promo Black Star che sto comunque facendo. Qualche riunione e qui si conclude con un'immagine degli starter e di Charizard. Beh, carina anche questa guida, i colori sono veramente affascinanti. Andiamo a posizionarla qui sullo sfondo, direi così, e vediamo che cosa contengono i cassettini. Vabbè, niente, come non detto, dobbiamo metterla sul retro. Ok, direi che ci siamo, andiamo a vedere cosa contengono i cassettini. Allora, io direi che vedo che qua ci sono delle carte e quindi le promo, quindi le teniamo per ultime. Andiamo a tirare fuori prima i gadget di minore importanza, il solito segnalino Viastro, che ormai ne ho una serie. Poi abbiamo la moneta gold di Charizard, molto molto carina, questa sicuramente. Poi abbiamo delle bustine, vediamo qui nell'altro cassettino che cosa c'è all'interno. Le sleeves, allora direi i dadi prima di tutto, dadi dorati, molto carini, simili a quelli di presenti nella collezione Ultra Premium di Zacian Zamazenta, che per fortuna non avevo venduto e mi sono tenuta, adesso sono contenta di averla. Hanno solo, mi pare, le scritte scure, se non ricordo male. Poi abbiamo le sleeves che utilizzerò per slivare le promo di Charizard, non vedo l'ora di tirare fuori. I gettoni veleno e bruciato, molto belli anche questi, sempre dorati. E poi direi passiamo alle bustine. Abbiamo colpo fusione, evoluzione Tere, una sola, fetenti, chiaramente quella più ricercata, vediamo poi se ce ne sono ancora nell'altro cassettino, stili di lotta, regno glaciale, no vabbè non ci credo, fiamme oscure, no io vomito, no lo sapevo, bastardi maledetti, scusate però veramente, ma che scandalo, vabbè vediamo le altre. Lasciamo per ultime le carte promo e qui che cosa abbiamo? Le altre 8. Beh, incredibile, origine perduta, ma non ci si crede. Origine perduta, lucentezza siderale e astri lucenti. Così un mix che non si sa esattamente che significato abbia, cioè no, non le metto in piedi perché forse mi faccio gli artset. Comunque abbiamo, per fare un ripasso, diciamo un recap, 3 astri lucenti, 3 lucentezza siderale, 2 origine perduta. Vabbè, non commento. Probabilmente ne hanno messa una perché non ne avevano più, perché sennò ne mettevano anche 10. Fragore ribelle, fiamme oscure, una e una. Una regno glaciale, una stili di lotta, una evoluzione Tere, non si capisce questo 1-1-1, saranno gli avanzi, e 3 di colpo fusione. Chissà perché in italiano le cose sono sempre diverse dall'inglese. Vabbè, io direi che a questo punto andiamo a vedere le carte promo, che sono praticamente il motivo dell'acquisto di questa collezione. E partiamo, le hanno inserite, fatemi vedere. Incredibile, le hanno inserite tutte in una bustina, cioè veramente siamo al risparmio. Direi che apriamo, quindi uno neanche dire me le tengo sealed, le avessero almeno imballate una alla volta, no, tutte e tre insieme, vediamo se dobbiamo sclerare subito. Partiamo dalla prima e qui abbiamo il Charizard V. Devo dire che dal vivo questa carta è decisamente molto molto più affascinante che dalle immagini da computer, cioè sembrava non tanto carina, ma devo dire che veramente è una bellissima carta. Vado subito a inserirla nella mia sleeve. Fatemi vedere, ovviamente è un po' scentatina, quindi non so se la farò gradare. Bella centratina anche dietro, te pareva, vabbè, questa è la prima. Spostiamo le bustine e andiamo a vedere
il Charizard V Max, partiamo dal retro, vedo già che è un pelino segnata anche sul fondo, quindi iniziamo subito, devo dire, a sclerare, perché cioè non si può imballare le carte, cioè sono già, cioè qui non so se si vede sotto, cioè questa carta praticamente è uscita così dalla busta, cioè è indecente, cioè indecente che vabbè, e non commento che è meglio. E qui abbiamo il nostro Charizard V Max. La carta, devo dire che sul retro è quello che è. Non so se la terrò a questo punto, perché sinceramente cioè messa così a diversi segni, cioè è proprio uscita così, cioè non so come le hanno imbustate, però come detto, imbustare queste carte non separatamente, cioè carte così di valore. Vabbè, passiamo all'ultima. Questa sembra essere messa bene e qui abbiamo quella che secondo me è la più bella delle tre, il Charizard Viastro. Questa per fortuna sembra abbastanza a posto, non sembra perfetta neanche questa, perché devo dire qui sotto, se guardate, sembra avere dei segni. Non so se quando le hanno inserite nella confezione, nella collezione, si sono danneggiate. Comunque non sono sicuramente carte Mint 10, ecco, su questo non c'è dubbio. Comunque andiamo a inserirla nella sleeve. Non aprirò le bustine perché oggi non riesco ad aprirle, non ho molto tempo, quindi metto sullo sfondo le sleeves di Charizard, prendo i tre Charizard e ci posizioniamo in questo modo, e con l'immagine di questi tre Charizard, non senza avere sclerato anche in questo video, vi saluto. Fatemi sapere che cosa ne pensate delle condizioni di queste tre carte. Mando a tutti un grandissimo abbraccio e ci vediamo presto, appena mi sono ripresa dallo scleramento. Una buonissima giornata H24 a tutti voi.